Buon pomeriggio, benvenuti al nuovo appuntamento con Filo Diretto. Oggi parliamo nella prima parte dei finanziamenti a favore delle piccole imprese artigiane e nella seconda parte faremo un po' il resoconto dei fatti dell'anno, quantomeno i maggiori avvenimenti che secondo la nostra televisione sono state focalizzate. Però in apertura è la notizia di pochi minuti fa. Abbiamo un collegamento con il collega Pietro Comito che ci aggiornerà sulla vicenda legata alla udienza che si è tenuta, non sappiamo se è già terminata o comunque si concluderà nelle prossime ore, del Tribunale della Libertà, dove era in aula anche il Presidente della Regione. Pietro Comito, pronto? Sì, buonasera Orlani, buonasera a Buonasera, tutti i buonasera. tuoi Allora, cosa è accaduto oggi telespettatori. di nuovo? Beh, diciamo che la notizia inerente alla discussione in sede di riesame per ciò che concerne la posizione del Presidente Oliverio, indagato, come noto, nell'inchiesta cosiddetta Lande Desolate, è stata un po' superata da un'altra notizia che investe direttamente la posizione del Governatore Oliverio e parliamo della notifica di un avviso di garanzia che, contrariamente, insomma, a quanto circolato dalla stampa, in ogni caso complimenti ai colleghi del quotidiano che ci hanno reso edotti di questa notizia. L'avviso di garanzia, dicevo, è stato notificato 2 giorni addietro, quindi per il governatore Oliverio è stato un Natale ancora più amaro di quello che si poteva immaginare dopo il deflagrare appunto dell'inchiesta Lande Desolate. La nuova contestazione che viene formulata dai magistrati di Catanzaro a suo carico riguarda il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. In sostanza, così è avvenuto che il PM di Catanzaro, alla rilettura degli atti e sulla scorta di un indirizzo che peraltro emerge dalla lettura dell'ordinanza vergata dalla GIP Pietro Carè, hanno inteso riqualificare, ecco, le contestazioni a carico del governatore, la cui posizione si fa ancora più delicata, stante appunto la gravità del reato che oggi viene lui imputato. Ovviamente cercheremo di capire anche nei prossimi giorni se questa contestazione rimarrà in piedi unitamente alla contestazione di abuso d'ufficio o se gli stessi fatti, ecco, si presteranno a mantenere in piedi una sola contestazione di reato, quindi non più abuso d'ufficio ma corruzione appunto per atto contrario ai doveri d'ufficio. Per quanto riguarda invece l'udienza dinanzi al Tribunale di riesame, stamani c'è stata la discussione, come ha ribadito l'avvocato del governatore, l'avvocato Enzo Belvedere, la difesa è tranquilla e serena, sente di poter dimostrare l'estraneità del Presidente Oliverio alle contestazioni che gli vengono mosse. Fatto sta che lo stesso avvocato Belvedere ha tenuto a sottolineare la circostanza che è molto significativa anche dell'importanza che la Procura antimafia di Catanzaro dà a questo procedimento. Ha sottolineato appunto la presenza di 3 magistrati a sostenere la pubblica accusa, quindi 2 aggiunti, Luberto e Capomolla, e il PM antimafia Camillo Falvo. Quindi, insomma, l'antimafia, la DDA di Nicola Gratteri, ha inteso mettere in campo l'artiglieria pesante per ciò che riguarda le inchieste sulla pubblica amministrazione e la mafia, ovviamente. Grazie, grazie Pietro per questo aggiornamento puntuale e preciso. Seguiremo la vicenda ovviamente nel corso dei nostri telegiornali e nei prossimi giorni vedremo l'evoluzione che i fatti avranno. Torniamo all'argomento del giorno. Dicevamo 6 milioni per i piccoli artigiani. Ne parliamo oggi in studio. Le ringraziamo per essere qui in questa giornata a cavallo di giornate di ferie, di feste, di festività, le ringraziamo davvero. E il Carmelo Salvino, che è il commissario di Fincalabra, diciamo la finanziaria della Regione Calabria, e Silvano Barbalace, che è il segretario regionale di Confartigianato Sì. Imprese. Allora, Salvino, un bando che porta la sua firma, di cosa si tratta? È stato presentato nei giorni scorsi. Buonasera, diciamo, è un bando che nasce dalla collaborazione tra Fincalabra, Regione Calabria, quindi Dipartimento di Attività Produttive, e l'associazione di categoria, tra le quali appunto quella rappresentata stasera qua dal dottore Barbalace. È un bando che ha l'obiettivo di aiutare un segmento
delle attività, del segmento produttivo della regione Calabria che è stato dimenticato, diciamo, per lungo tempo. È quindi rivolto principalmente a un settore che è parte integrante del sistema economico calabrese, che è rappresentato dagli artigiani, insomma, che, come dirà dopo sicuramente il dottor Barbalace, rappresentano un fattore importante di occupazione, diciamo, e di attività lavorative sul territorio. Quindi è un bando che aggredisce questo segmento di attività imprenditoriale, e questo, diciamo, si integra e si complementa, diciamo, con altri bandi che la Fincalabria e la Regione Calabria hanno fatto per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Abbiamo adesso in attivo un bando che è il FRIF, che è il Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, che dà dei contributi importantissimi alle piccole, diciamo, e medie imprese. Ecco, le imprese artigiane, che sono un numero consistente nel nostro territorio, non avevano, diciamo, un'attenzione da lunghissimo tempo nella regione Calabria. Ecco, con questo bando la regione, quindi Fincalabria, vogliono, diciamo, contribuire ad ammodernare il sistema artigianale con dei contributi sia in conto capitale, diciamo, che in conto interesse, quindi per l'acquisto di macchinari anche all'avanguardia, per diciamo, integrare il capitale circolante e per attivare garanzie con il sistema delle banche, con il sistema dei confidi. Grazie. Barbalace, l'artigianato insieme all'agricoltura, al turismo, è uno dei settori più un po' produttivi della nostra regione. Ecco, si sente da questo bando un po' garantito per quello che potrà avvenire, e si sente soddisfatto del lavoro fatto? Beh, diciamo che innanzitutto il settore dell'artigianato è uno dei settori importanti, come diceva l'ingegnere Salvino, dato non soltanto dai numeri, stiamo parlando di 33.500 imprese artigiane in Calabria, che producono un PIL del 10%, quindi hanno in termini anche economici un'importanza notevole, ma fondamentalmente perché sono anche la tradizione, i valori, la cultura che comunque vengono trasferiti e sempre portati avanti dagli artigiani calabresi. Quindi ha un'importanza notevole e in questi ultimi anni purtroppo è stata un po' messa da parte, quindi siamo contenti del bando che è stato messo in piedi, perché abbiamo partecipato attivamente assieme alla Regione e al Dipartimento per realizzare questo aiuto per gli artigiani. Ovviamente auspichiamo che ce ne possano essere degli altri interventi. Già in conferenza stampa con il presidente Oliverio si parlò di mettere in campo da subito, dal mese di gennaio, una serie di iniziative, altre iniziative a sostegno del settore. Questo bando crediamo che possa essere un buon aiuto per le imprese, non soltanto per la snellezza della procedura che è stata messa in piedi, perché nel momento in cui pensiamo ai bandi regionali, alle volte si pensa magari a dei tempi lunghi. In questo caso abbiamo ovviamente cercato di snellire il più possibile i tempi di attuazione di questo bando, quindi nel momento in cui un'impresa fa la richiesta di agevolazione, in 60 giorni Fincalabria dovrebbe ovviamente dare l'ok e erogare il contributo, quindi tempi abbastanza rapidi. Da un punto di vista anche delle risorse, riteniamo che 6 milioni di euro siano una buona base di partenza. Vediamo un po' i risultati che saranno prodotti. Nelle versioni precedenti, quelle risalenti purtroppo a 8 anni fa, 9 anni fa, quando ci fu l'ultima misura per gli artigiani, le domande furono tante e lì stavamo parlando di quasi 10 milioni di euro, insomma, di risorse, quindi pensiamo che anche questa versione abbia necessità di avere almeno una risorsa di questa natura, almeno 10 milioni di euro. Salvino,
andiamo nel concreto, ecco, un'impresa, un piccolo imprenditore soprattutto, cosa deve fare per fare domanda e sperare in un accoglimento? So che voi tra l'altro avete attivato alcune azioni particolari. Diciamo che il bando è molto, molto semplice. Innanzitutto prevede una digitalizzazione della domanda, quindi questa innovazione che c'è stata in Regione di far presentare a tutti quanti domande, diciamo, in formato digitale, è un sistema, diciamo, che aiuta moltissimo e rende anche molto più trasparente, diciamo, le azioni della Regione e di Fingalab, diciamo, in questo caso. Diciamo che l'imprenditore, l'artigiano che vuole presentare domanda su questo bando deve rivolgersi o all'associazione di categoria o ad una banca dove presenta, diciamo, quell'istanza di domanda, che può essere appunto la richiesta di contributo o in conto interesse o in conto capitale o per il circolante per ammodernare, diciamo, la propria diciamo, attività. Ecco, il soggetto a cui l'artigiano si rivolge si deve accreditare, diciamo, sulla nostra piattaforma, e quindi è il soggetto delegato, diciamo, che trasmette la domanda correlata, diciamo, a tutta la documentazione che il bando richiede, quindi che trasmette telematicamente la domanda a Fingalab. Fingalab, diciamo, la istruisce. Ovviamente il bando è un bando a sportello, quindi chi prima arriva, diciamo, prima prende. E quindi dopodiché Fingalab istruisce, se la domanda, diciamo, è positiva, viene erogato, diciamo, il contributo. È importante perché questo vale anche per i programmi di investimento o di ristrutturazione che un artigiano ha fatto a partire da una certa data, che mi pare che sia novembre, diciamo, 2017. Quindi se ad esempio un piccolo artigiano di un piccolo paese è andato in banca per chiedere, diciamo, un mutuo per acquistare attrezzature oppure ammodernare il suo locale, ecco, questa istanza è elegibile anche per chiedere, diciamo, il contributo a questo bando. Quindi, diciamo, è un bando che innova moltissimo. Mi fa piacere, voglio dire, che il dottor Barbalacci ha sottolineato che erano più di 10 anni che questo segmento produttivo della nostra regione non aveva un'attenzione particolare. Ovviamente il fondo di 6 milioni e mezzo è un fondo non eccessivo, però c'è piena disponibilità da parte della Regione ad incrementare, diciamo, la dotazione di questo fondo qualora, come dire, le istanze, diciamo, sono numerose. Quindi c'è massima apertura, c'è anche una nuova legge organica che la Regione Calabria ha fatto, diciamo, sull'artigianato, che era ferma, diciamo, da parecchi anni. So che da qua a breve, appena c'è la ripresa, diciamo, delle riprese dell'attività lavorative a regime, si creerà, diciamo, tra Regione, Fingalab e associazioni, diciamo, un osservatorio, diciamo, su queste cose, proprio per monitorare passo per passo l'andamento, diciamo, di questo bando, e non solo, ma l'andamento più generale del settore. Quello che ne viene forte, diciamo, in questo discorso anche del bando è, come dire, la condivisione e la scelta con le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi reali appunto degli artigiani. Barbalacci, è un bando con dei termini ovviamente perentori, ecco, ma le piccole, siccome è rivolto soprattutto ai piccoli imprenditori, quindi alle piccole imprese, sono attrezzate per poi svolgere questo ruolo nella fase precedente alla presentazione del bando, cioè a prepararsi e soprattutto a rispettare le scadenze? Guardi, noi abbiamo chiesto fortemente che su questo bando avessero un ruolo attivo le associazioni di categoria, ovviamente dell'artigianato.
E quindi il ruolo delle associazioni di categoria non è soltanto quello di presentare per conto delle imprese la domanda di agevolazione sulla piattaforma telematica di Fincalabra, ci saranno ovviamente anche gli istituti di credito poi che potranno farlo, ma il nostro ruolo ovviamente è quello di affiancare totalmente, ma prescinde dalla domanda di agevolazione, ma su questo abbiamo voluto ritagliare un ruolo attivo alle, appunto alle associazioni di categoria per affiancare le imprese artigiane in questo percorso, perché effettivamente nel momento in cui si presenta una domanda di agevolazione ci sono una serie di adempimenti, di obblighi da dover osservare, quindi per evitare ovviamente di incorrere in qualche problematica il nostro ruolo sarà ovviamente quello di affiancarli dalla presentazione della domanda fino ovviamente alla fase di rendicontazione e tutto quello che ne consegue. Il nostro ruolo poi ovviamente è a monte, cioè è quello di consigliare anche l'impresa, se non è detto che tutte le imprese artigiane possano o debbano, abbiano necessità di fare questo tipo di agevolazione. Quindi il nostro ruolo è anche quello di consigliarle su quale possa essere lo strumento migliore per la loro crescita, il loro sviluppo e muoversi sul mercato. Perché alle volte si è presi dalla frenesia di partecipare ad un bando per ottenere dei contributi, ma magari poi ci sono una serie di vincoli dietro che non sempre possono essere migliorativi per l'azienda. Quindi il nostro ruolo è un ruolo anche ovviamente di affiancamento in toto all'azienda. Quindi noi infatti svolgeremo, ci occupiamo dalla fase iniziale dell'accoglienza del nostro associato fino a seguiremo ovviamente la pratica di finanziamento fino ad accompagnarla appunto alla Segretario, fase dell'agevolazione. Alcuni dati statistici danno appunto in Calabria l'artigianato il 9% del PIL calabrese, quindi una grossa responsabilità, ve la sentite tutta addosso? Tenga conto che noi stiamo quotidianamente facciamo una battaglia non soltanto sui tavoli regionali, ma ovviamente sul territorio ci mettiamo la faccia e cerchiamo ovviamente di tutelare al massimo e di far valere questo 9%, perché siamo consapevoli dell'importanza che ha questo segmento. Tenga conto che proprio 10 giorni fa si è svolta una manifestazione nazionale anche a Milano, dove siamo stati presenti come delegazione regionale assieme a 2000 imprenditori artigiani d'Italia per manifestare ovviamente contro alcune azioni del governo. Quindi laddove ci vuole noi ci mettiamo la faccia e sentiamo tutta la responsabilità di questa nostra azione e dell'importanza ovviamente del segmento dell'artigianato. Salvino, quindi i dati che vengono forniti a livello nazionale in riferimento alla Calabria, adesso confermati dal segretario regionale, fanno ben sperare per l'artigianato, ma anche una prova per lo sviluppo complessivo della nostra regione. Ma voglio dire che le politiche che in questa legislatura la Giunta di Verio ha messo in campo sono quelle di favorire e sviluppare le risorse proprie della nostra terra. L'agricoltura, il turismo, i beni culturali e sicuramente l'artigianato che ha rappresentato l'economia degli anni passati, insomma, no? Artigianato che oggi sta assumendo connotazione sempre più importante. Mi riferisco non sempre all'artigianato classico, ai vecchi mestieri, ma mi riferisco ad esempio ad artigiani che oggi nelle loro officine o nei loro laboratori hanno macchine di alta precisione, macchine a controllo numerico, quindi che hanno necessità di innovazione per portare avanti le loro produzioni. Mi riferisco ad esempio anche all'artigianato che era una tipicità, dei nostri paesi, soprattutto nel Catanzarese, della decorazione della ceramica, insomma, no? Che hanno avuto un ruolo importante. Ecco, bisogna aiutarla, mi riferisco anche all'artigianato, quello più squisitamente di natura
agli orafi, ad esempio. Noi abbiamo diciamo, in Calabria grandi, certo, grandi orafi, insomma, certo, che onorano, diciamo, non diciamo i nomi per evitare la pubblicità, però sono rinomati in Italia, sono rinomati in Italia e non solo, diciamo, nel resto del mondo. E non solo, diciamo, in Italia. Dico una, sicuramente non faccio pubblicità a nessuno, ma voglio dire, la Calabria ha dato i natali a dei grandi sarti che sono diventati, mi riferisco, voglio dire, a Versace, voglio dire, certo, certo, voglio dire, quindi c'è, come dire, un filone culturale da seguire, un filone culturale molto, molto, diciamo, importante. Io penso, voglio dire, che l'azione che sta facendo la Regione Calabria insieme a Fincalabria è quello di rappresentare, diciamo, queste eccellenze in maniera unitaria, no? C'è stato un primo esperimento molto importante a Expo 2015, dove, come dire, l'agricoltura, artigianato, turismo e beni culturali nella settimana del protagonismo sono stati insieme ad Expo. Mi riferisco anche all'ultima, diciamo, edizione che c'è stata a Milano di recente, fino a novembre, inizio dicembre, artigiano in fiera, dove anche lì, come dire, insieme alle produzioni artigianali c'era anche diciamo, il turismo, e c'era anche, diciamo, l'agricoltura. Barbalace, allora, come è cambiato l'artigianato, soprattutto con riferimento ai piccoli artigiani? Salvino faceva un po' menzionava qualcuna di categoria, come la ceramica. Come è cambiato il piccolo imprenditore rispetto agli anni passati? Beh, diciamo che si sta evolvendo. In Calabria abbiamo ancora un problema di dimensioni, che poi non è un problema, perché anzi qualcuno forse in passato lo riteneva un problema, per noi non è un problema, c'è piccole dimensioni. Si sta però evolvendo ovviamente l'artigianato, perché sta andando oltre quello che sono appunto i mestieri tradizionali. Quelli sono dei valori che vanno ovviamente salvaguardati, per non perdere una serie di tradizioni e di valori, di culture, insomma, che trasportano con loro. Però accanto a questo c'è un artigianato che si sta evolvendo, che è l'artigianato ormai il 4.0, che va ovviamente verso una innovazione dei processi, aggiungendo macchinari ovviamente innovativi che consentono di migliorare un po' la qualità ovviamente del processo produttivo. Quindi l'artigianato oggi affianca tantissimi segmenti che vanno appunto da quello tradizionale a quello innovativo e manifatturiero. L'inserimento di questa, diciamo, di questa innovazione tecnologica noi non la vediamo ovviamente come un limite, ma anzi può essere soltanto di ausilio per l'imprenditore, che può migliorare alcuni processi. Quindi, Salvino, allora, per concludere, definiamo i termini. Il bando scade, presentazione di domanda, più o meno i tempi di concretizzazione. C'è un imprenditore che fa la domanda, quando avrà il finanziamento? Diciamo, le domande si possono presentare da 10 giorni. I dati che ho prima delle feste di Natale, prima del 24, che erano state caricate a sistema, diciamo, tre domande, quindi, diciamo, c'è stato un tempo di produzione di domande, diciamo, molto 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 veloce. Lento. Credo che Fincalabria in 60 giorni riuscirà a chiudere, diciamo, l'istruttore, a derogare il contributo, oppure a dargli diciamo un diniego. Il bando non ha un termine, il bando è a sportello. Quando esauriscono le risorse il bando chiude. Però un tetto massimo ogni impresa? Dipende, sono 70.000 euro per il conto capitale, poi c'è il conto interesse, cioè, quindi, ma massimo sono 70.000 euro. E il bando si trova sul sito di Fincalabria, istituzionale di Fincalabria. Noi abbiamo anche un servizio di help per problemi di interfaccia, diciamo, con la piattaforma, che cerchiamo di risolvere
in maniera diciamo, molto rapida. Ecco, questo bando, insieme a tante altre bandi che la Regione ha affidato a Fingalbro, diciamo, come soggetto gestore, si muovono nella direzione di rafforzare anche la mission di Fingalb all'interno, diciamo, del panorama regionale. Quindi c'è una precisa volontà da parte del Presidente Oliverio di rafforzare, diciamo, il ruolo diciamo, di Fingalb. Bene, finiamo qui, concludiamo qui questa prima parte del nostro filo diretto, diamo spazio alla pubblicità, ci vediamo subito dopo per i fatti dell'anno. Eccoci nella seconda parte del nostro filo diretto, lo abbiamo già preannunciato, abbiamo fatto un po' una carrellata degli avvenimenti più importanti che sono succeduti nel corso dell'anno. Per questo ringrazio i colleghi del nostro telegiornale, della CI, guidata dalla nostra direttrice, mi piace dire dal direttore del TG, Cristina Iannuzzi, e tutti i colleghi che man mano vi presenterò per i loro servizi. E iniziamo proprio con due servizi, uno sul dissesto idrogeologico che è firmato da Marco Le Fosse e l'altro sulla depurazione e sul servizio idrico che porta idrico integrato che porta la firma di Salvatore Bruno. Una terra con la scorza dura e l'anima fragile è la Calabria, un lembo di terra nel Mediterraneo, sferzato dalla violenza dell'uomo che giorno dopo giorno, in spregio ad ogni regola del creato, la ricopre di cemento e abusi, ma che poi deve fare i conti con la natura che si riprende sempre tutto quello che è suo. Il 2018, per questa regione meravigliosa, è stato l'anno nero del dissesto idrogeologico. Dal Pollino allo Stretto, palmo dopo palmo, dalla Sibaritide alla Piana di Gioia Tauro, dalle Serre Vibonesi alla Locride, passando per la dorsale appenninica cosentina, Catanzarese e Regina, è stato un continuo di emergenze. Con i mari che hanno minacciato e distrutto, spesso e sovente, tratti di costa cementificati fino all'ultimo pertugio. Con i fiumi che stretti in un collo di bottiglia si sono riappropriati del loro corso, dove negli anni la solida ed invadente mano dell'uomo ha portato di tutto. Dove montagne e alture, sventrate per far posto a strade, case e ogni altra innaturale costruzione, hanno rovesciato migliaia di metri cubi di terra. Scilla, Bagnara, l'Alto Tirreno Cosentino e così anche lo Ionio Crotonese e Catanzarese, luoghi incantevoli, messi in ginocchio da eventi atmosferici impetuosi. L'esondazione del lago Angitolo e del Mesima ed in ultima battuta quella del fiume Crati che il 28 novembre scorso ha sommerso l'intero abitato di Turio nella Sibaritide. E poi ancora le frane di Oriolo, Ioppolo e Junchi, da nord a sud, da est a ovest, senza distinzione alcuna. Scorza dura e anima fragile, come quella di chi avrebbe dovuto vigilare affinché abusi e soprusi in questa terra delicata come un cristallo non avvenissero, e non lo ha fatto. L'anno che verrà potrebbe segnare una svolta per il sistema della depurazione in Calabria. Dopo una lunga e travagliata gestazione, infatti, il 2018 ha registrato la costituzione dell'autorità idrica, subentrante ai precedenti ambiti territoriali ottimali delle 5 province, con funzioni direttive sull'intero servizio idrico integrato. Al nuovo organismo spetterà il compito di sovrintendere l'intero processo di trattamento delle acque, depurazione compresa. Assumerà quindi il controllo degli oltre 650 impianti di filtraggio delle acque reflue sia di proprietà comunale che consortile presenti sul territorio. L'innovativo sistema, già attivo in altre regioni italiane grazie ad una gestione unitaria e su più vasta scala, dovrebbe consentire un efficientamento degli impianti ed un più incisivo controllo rispetto al loro corretto funzionamento. La partita della depurazione non è secondaria per la Calabria. L'incubo del mare sporco agita da anni le notti degli operatori turistici, mentre le indagini della magistratura, in queste immagini il sequestro dell'impianto di coda di Volpi Arrende nell'ambito dell'operazione Cloaca Maxima dello scorso febbraio, hanno più volte evidenziato le falle di una filiera che, è il caso di dirlo, fa acqua da tutte le parti. Ora con un servizio di Luana Costa, vediamo
Un breve minuto, veramente, la protesta dei lavoratori socialmente utili che si è svolta un po' nel corso dell'anno, ma che pare abbia trovato veramente una soluzione nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri. Speriamo che questo sia vero. Intanto vediamo la protesta che si è consumata in questi mesi. Nella Calabria delle mille emergenze e dei record negativi, il vero motore sociale continua ad essere il lavoro. Smuove folle trascinandole nelle piazze. Scoraggia, abbatte, pone mille interrogativi. Eppure la stella polare, terra promessa in una regione distesa in un limbo scavato a cavallo tra un'irrimediabile emorragia di cervelli e la precarizzazione dell'esistenza. L'inverno caldo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità rappresenta il termometro empirico di un'economia che a 10 anni di distanza dallo scoppio della recessione non è ancora riuscita ad attestarsi ai livelli pre-crisi. Nel primo semestre del 2018 le assunzioni a tempo indeterminato sono continuate a calare, il lavoro non c'è, è quello che c'è. Precario. In un quadro così incancrenito appaiono come gocce in un oceano le attività di volontariato rivolte a chi a casa porta solo pochi spicci o uno stipendio non riesce neppure a metterlo assieme. Enrico De Girolamo invece ha fatto la sintesi dei maggiori avvenimenti politici che si sono avuti nel corso di quest'anno che si sta ormai per concludere. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età. Il 2018 è stato l'anno delle stelle in Calabria. Quelle 5 incastonate nel simbolo del movimento fondato da Beppe Grillo, ma anche quelle cadenti e finite nella polvere di un PD a pezzi che da partito di governo della regione è ormai ridotto ai minimi termini. Le elezioni del 5 marzo scorso hanno fotografato in maniera plastica il declino della vecchia politica. Sugli attuali 32 parlamentari eletti in Calabria, 19 sono i pentastellati, appena 3 quelli Democrat, ben 11 in meno della legislatura precedente, quando a Montecitorio e Palazzo Madama il centrosinistra mandò complessivamente 14 parlamentari. Ed è proprio intorno a questa storica debacle che ruota il bilancio politico del 2018 in Calabria, con il partito di governo regionale, il PD appunto, che ha subito l'ultima mazzata proprio qualche giorno fa, con l'avviso di garanzia notificato al presidente Mario Oliverio per il suo coinvolgimento nell'inchiesta della DDA di Catanzaro, Lande Desolate, che ha scoperchiato un presunto giro di favori intorno agli appalti milionari per la costruzione della cabinovia di Lorica e dell'aviosuperficie di Scalea. A fare da cornice alla desolante situazione del Partito Democratico Calabrese ci sono le incerte sorti del congresso per l'elezione del nuovo segretario regionale, procedura che è stata commissariata dai vertici nazionali del partito. Galleggia ancora invece il centrodestra con Forza Italia, che è riuscita a mettere nel carniere del 2018 l'elezione dei presidenti delle province di Catanzaro e Vibo, rispettivamente Sergio Abramo e Salvatore Solano. Vittorie comunque non limpide, con Abramo, sindaco del capoluogo regionale, che fino all'ultimo ha rischiato un clamoroso capitombolo a causa dei franchi tiratori presenti nella sua maggioranza comunale, e Solano, che è stato eletto grazie ai voti di 6 consiglieri comunali del PD. Tutto grasso che cola per 5 Stelle e Lega. Quest'ultima in particolare ha conquistato nel 2018 i primi 2 parlamentari della sua storia calabrese, il deputato Domenico Furgiuele e lo stesso Deus ex machina del nuovo corso leghista, quel Matteo Salvini che per i meccanismi della nuova legge elettorale ha conquistato il suo scranno al Senato proprio nel profondo sud. Forte del risultato nelle province dimezzate, dove a votare però non sono i cittadini ma i consiglieri comunali, e galvanizzata dal declino del Partito Democratico, Forza Italia cerca ormai da mesi di mettere il cappello sulla candidatura del centrodestra alla presidenza della regione, per la quale si voterà nell'anno che verrà. Il più gettonato al momento è il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, che deve fare i conti però con il dissenso interno capeggiato da Piero Aiello. Si vedrà. Insomma, il 2018 si chiude con poche certezze e molti capitoli da scrivere per la politica calabrese, dalle europee alle elezioni regionali. Ciò che è certo è che i rapporti di forza sono cambiati e per molti volti noti della vecchia politica il viale del tramonto è punteggiato di stelle.
Adesso dalla politica passiamo a un altro argomento molto particolare per la nostra regione, che troppe volte ci porta sulle prime pagine anche delle testate nazionali. Parliamo e facciamo il racconto di un anno di cronaca nera con Cristina Iannuzzi. E poi parliamo un po' anche qui una narrazione di quello che è avvenuto nel campo dell'attività dell''Ndrangheta con Francesco Altomonte. Il 2018 per la Calabria è stato anche l'anno dei casi di cronaca nera che hanno scosso l'opinione pubblica italiana. Il primo grave caso si verifica a Crotone. Qui Giuseppe Parretta, 18 anni, viene ucciso a colpi di pistola da un vicino che viene subito arrestato. Lucidamente folle, dice che si sentiva spiato dal ragazzo. Il 9 aprile un'autobomba esplode, è innescata nella vecchia utilitaria a bordo della quale viaggiano Francesco e Matteo Vinci, padre e figlio, lungo la strada interna di Limbadi, nel Vibonese. La deflagrazione è devastante. Matteo morirà carbonizzato all'interno dell'auto. Francesco sopravviverà, resterà per mesi ricoverato nel centro Grandi Ustioni di Palermo, presenzierà i funerali mesi dopo accanto alla moglie Sara. L'attentato, in stile libanese, è di stampo mafioso, ordito dai vicini, i di Grillo Mancuso, a tutti gli effetti organici al più potente casato mafioso del Vibonese. La procura antimafia di Catanzaro fa piena luce sul caso. Dietro l'autobomba c'era l'interesse dei di Grillo Mancuso per un appezzamento di terra che misura pochi metri quadrati. Due mesi dopo, sempre nel Vibonese, si consuma un altro clamoroso delitto. Sumaila Sakò, maliano di 29 anni, attivista sindacale contro lo sfruttamento dei migranti nella piana di Gioia Tauro, viene ucciso a colpi di fucile mentre prova a recuperare delle vecchie lamiere in una fabbrica abbandonata e sotto sequestro per reati ambientali a San Calogero. A Sumaila servivano per costruire una baracca nella Tendopoli Lager di San Ferdinando. Il presunto assassino, arrestato nel volgere di pochi giorni dai carabinieri, considerava quel luogo su cui erano apposti i sigilli dello Stato una cosa sua e così ha sparato senza pietà. Il 9 agosto a Brancaleone si consuma invece un giallo. Una madre e i suoi due bambini attraversano i binari per raggiungere la spiaggia. Vengono travolti da un treno in corsa. I piccoli muoiono sul colpo e su di loro piangerà un'Italia intera. Il 2018 è anche l'anno bagnato dal sangue versato dai fratelli Olivieri, tra Nicotera e Limbadi. Agiscono in preda ad un delirio di vendetta per un fratello ucciso nel 1997. A maggio Francesco uccide due persone e ne ferisce tre, terrorizzando due paesi. Si consegna dopo una serrata caccia. Tre mesi dopo, ad agosto, il fratello di Francesco, Giuseppe, a colpi di pistola in un lido affollato di bagnanti e bambini, completa l'opera del congiunto. Anch'egli viene arrestato nel volgere di poche ore. Sangue e cronaca che si concentrano nel Vibonese, territorio a più alto indice di omicidi in rapporto alla popolazione. Qui, dove sempre nel 2018 viene ucciso e bruciato un giovane insegnante, Stefano Piperno, il suo assassino poi è arrestato. Qui, dove sparisce il giovane Francesco Vangeli, vittima della lupara bianca, per un amore pericoloso, per una ragazza contesa da un esponente delle cosche. Le luci delle lampeggianti e il suono assordante delle sirene delle auto delle forze di polizia hanno riempito anche nel 2018 tante notti in Calabria. Da nord a sud, dalla costa ionica a quella tirrenica, l'azione delle procure antimafia è stata incessante. L'anno giudiziario 2018 ha avuto il suo epicentro a Reggio Calabria, città divenuta crocevia di storie e carriere. Da lì è partito Nicola Gratteri per guidare la DDA di Catanzaro, iniziando sin da subito a macinare inchieste contro l''Ndrangheta e i funzionari pubblici dalle mani sporche. A Reggio Calabria invece è arrivato un calabrese, Giovanni Bombardieri, per guidare la seconda procura antimafia più importante in Italia. Nelle sue mani, in quelle di un altro calabrese, Giuseppe Lombardo, la supervisione di due processi storici della lotta all''Ndrangheta. Parliamo di Gota e 'Ndrangheta stragista, il primo contro la componente invisibile della mafia calabrese, nel quale sono imputati gli avvocati Paolo Romeo e Giorgio De Stefano, e i politici Alberto Sarre e Antonio Caridi. L'altro processo sta appurando il ruolo della 'Ndrangheta nella stagione delle stragi di Stato compiute insieme a Cosa Nostra.
Da Reggio Calabria quest'anno è partito per dirigere la Direzione Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Rao, un riconoscimento per il grande lavoro svolto nella sua carriera e del segno indelebile lasciato in riva allo Stretto. Il 2018 è stato anche l'anno in cui l'immagine della magistratura calabrese è ritornata ad essere forte e credibile. Inchieste e processi si sono susseguiti a ritmi serrati in tutte le province calabresi, portando alla luce vecchie e nuove dinamiche criminali, intrecci tra 'ndrangheta, pezzi di economia e burocrazia. Tra molte luci anche qualche polemica politica. È il caso dell'inchiesta della Procura di Locri che ha travolto il modello Riace e il suo simbolo, Mimmo Lucano, o quella della DDA di Catanzaro nella quale è rimasto coinvolto il governatore Mario Oliverio, accusato di abuso d'ufficio e costretto da capo della regione all'obbligo di dimora nella sua casa San Giovanni in Fiore. Il 2018 è stato anche l'anno che ha confermato il ruolo centrale del porto di Gioia Tauro e dell'Andrangheta nell'imponente traffico di cocaina che non del vecchio continente. A fine anno la maxi operazione denominata European 'Ndrangheta Connection, 90 arresti e polizia di mezza Europa impegnata sotto il coordinamento della DDA di Reggio Calabria a tagliare i fili di comando dei clan della Locride che facevano affari con i narcos sudamericani. La lotta all'Ndrangheta passa quindi da una costante repressione, poi però serve dell'altro e sugli altri versanti la Calabria sembra ancora essere molto indietro, persa nelle parole e latitante nei fatti. Altra nota dolente per la nostra regione è il settore della sanità. Abbiamo cercato un po' di ricostituire quello che si è svolto, si è verificato, si è sviluppato nell'arco dell'anno in questo difficile comparto. Lo ha fatto per noi Rossella Galati. Il 2018 sarà ricordato tra le altre cose anche per la fine dell'era scura nella sanità calabrese. L'operato del commissario ad acta designato nel 2015 dal governo Renzi è stato bocciato ad inizio dicembre, mettendo così fine a continui scontri soprattutto con il presidente della regione Mario Oliverio. Rapporti tesi sin dall'inizio non soltanto con il governatore che più volte e con forza ha chiesto ai ministri della sanità, Lorenzin prima e Grillo poi, di mettere fine al capitolo scura, ma anche con il subcommissario Andrea Urbani e non solo. Tensioni che hanno sicuramente contribuito a peggiorare le cose a discapito dei cittadini calabresi che tante, troppe volte sono stati costretti a scendere in piazza per difendere il diritto alla salute, dai sit-in dei sindaci per la difficile situazione dell'ospedale di Locri a quelli della sanità privata con i tagli del commissario, dall'urlo dei lavoratori delle strutture psichiatriche regine al calvario dei dializzati e così via. Insomma, una sanità allo stremo e un commissariamento targato scura durato 3 anni e 9 mesi che non ha portato i risultati sperati in una regione commissariata da circa 10 anni in cui il diritto alla salute non è uguale per tutti ed un paziente su 6 è costretto ad emigrare verso il centro-nord per potersi curare con un costo per i calabresi di oltre 300 milioni di euro all'anno, per non parlare delle infiltrazioni dell''ndrangheta all'interno di strutture sanitarie pubbliche come dimostrato da inchieste come Quinta Bolgia. Dunque una regione inadeguata dal punto di vista sanitario che ora punta sul nuovo commissario Saverio Cotticelli, generale dell'Arma dei Carabinieri, con un'importante esperienza nel settore, avendo guidato il NAS, Nucleo Antisofisticazione e Sanità. Una nomina cruciale per questo territorio, anche secondo il ministro Grillo, che ha non solo difficoltà di bilancio, ma soprattutto non riesce a dare ai cittadini i livelli di servizi sanitari che la legge richiede. Ma per fortuna in Calabria esiste anche una sanità d'eccellenza. Dal reparto di nefrologia e dialisi di Corigliano Rossano, ad esempio, in grado di garantire da circa un decennio il servizio dialisi in vacanza all'unità di chirurgia epatobiliopancreatica per patologie tumorali dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Dunque i bisogni dei cittadini dovranno essere al centro del lavoro delicato del nuovo commissario e del Dipartimento Politiche Sanitarie della Regione Calabria per ridare alla nostra terra dignità, fiducia e salute. Con alti e bassi, forse qualche soddisfazione ce lo dà proprio un altro settore, quello dello sport. Varie discipline, qui ha fatto un compendio molto, molto utile per quello che ci riguarda ed è Alessio Bonpasso che ci fa vivere ecco, anche alcuni momenti piacevoli delle attività sportive e attraversando anche le varie nostre province calabresi.
Da Reggio Calabria a Reggio Calabria, dallo stretto si parte e in riva allo stretto si arriva, tutto in un anno, 365 giorni di passione, amore, gioie e dolori, 12 mesi di sport, made in Calabria, Reggio Calabria, appunto, al centro delle vicende sportive di casa nostra, nel bene e nel male, croce e delizia, lo sanno bene i tifosi della Viola Reggio Calabria, l'emblema del basket regionale, proprio 12 mesi fa erano lì a respirare profumo d'Olimpo della palla a spicchi, trascinati da coach Calvani e i suoi. Oggi di quella fragranza non è rimasto neppure l'odore, per questioni che poco hanno a che fare con lo sport. Le stesse che hanno rischiato di far andare tutto a rotoli in casa regina, problemi economici risolti, forse, negli ultimi giorni di quest'anno, grazie ad una multinazionale romana. Staremo a vedere. Tutto questo proprio quando la tifoseria sembrava riavvicinarsi dopo la spaccatura con squadre e staff, che proprio 12 mesi fa toccava il punto più evidente. Da Reggio Calabria a Reggio Calabria, passando da Crotone e Cosenza, due città ritrovatesi nel calcio cadetto contro ogni pronostico, perché un anno fa il Crotone sembrava già aver archiviato la salvezza in A e il Cosenza destinato ad una lotta salvezza all'ultimo sangue in C. E invece il pallone si è confermato rotondo e la storia recente la conoscete tutti: Crotone in B in serio affanno e Cosenza promosso tra i cadetti e reduce da un paio di risultati che stanno facendo brindare di gusto i tifosi silani già sbronzi dopo la conquista della promozione al termine di una vera e propria cavalcata trionfale, la stessa che una categoria più giù ha realizzato la Vibonese, presa a schiaffi nelle aule della giustizia sportiva, ma in campo mai doma, tanto da recuperare una vagonata di punti a chi la precedeva in classifica e di strappare la Serie C in uno spareggio che nessuno, probabilmente tra i tifosi rosso-blu, dimenticherà. Vibo, patria anche della Tonocallipo Calabria, a cui certo non dispiacerà mettere dietro le spalle l'anno che sta per andare via. Un annus horribilis, appunto, a tinte giallorosse, fatto di esoneri, addii e punti più bassi della storia della massima serie. Del 2018 non resta che salvare lui, Antonio Valentini, gioiello da panchina made in Vibo, cresciuto a pane e pallavolo, da oggi futuro di questa società. Da Vibo è passato con il suo bolide anche Claudio Gullo, che nel corso dell'ultimo anno ha deciso di ritornare in pista nella sua specialità, le cronoscalate. Una scelta fatta di costanza e sacrificio che lo ha portato a laurearsi campione italiano nella sua categoria. Ma il 2018 è anche l'anno di Miriam Carnovale, nuova stella del tennis tavolo italiano, sempre più colorata d'azzurro e vestita dai metalli più preziosi in giro per il vecchio continente. Un percorso sottolineato, rimarcato da un altro campione sportivo fatto in casa nostra, Giovanni Tocci, l'uomo dell'Italtuffi, con al collo una medaglia d'argento ai campionati europei. Storie di sport, di uomini e di donne, di grandi piazze e piccole società, come il Rende, che nel 2018 è stata la squadra di calcio calabrese che più ha sorpreso, fin tanto da finire sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ma Rende è anche la casa di Amauris Perez, campione assoluto di pallanuoto, ma anche di televisione. Tolta la cuffia da gioco, ha trionfato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle. E ballano, e come se lo fanno, anche Antonio Dubrivini e Ilaria Coloca, rispettivamente 11 e 12 anni. Due bambini, ma già due grandi della danza sportiva. Ecco cosa ha raccontato il meglio dello sport calabrese targato 2018. Un mix di vittorie esaltanti e sconfitte brucianti, di soddisfazioni illuminanti e delusioni tumultuose. 12 mesi di lacrime e sorrisi, da sempre alla base della passione sportiva. Buon anno! Ed ora una pagina un po' triste. Nel corso dell'anno molti sono stati gli avvenimenti drammatici che hanno colpito numerose famiglie, quindi molte lacrime, molti lutti. Vediamo questa ricostruzione fatta da Pietro Comito. Il 2018 è l'anno delle lacrime e delle tragedie. Calabria, Parco del Pollino, Civita, Gole del Raganello, corre il 20 agosto. La pioggia cade copiosa, incessante a monte, nel territorio di San Lorenzo Bellizzi. Il torrente si ingrossa, attraversa la profonda e suggestiva spaccatura che taglia il massiccio verso lo Ionio. Assume una forza devastante e travolge i gruppi di escursionisti che in quel momento sono nelle gole. È una strage. In 10 perdono la vita. Altri 30 vengono messi in salvo grazie ad un'eccezionale operazione di soccorso degli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. La strage nelle gole accende i riflettori della stampa nazionale e internazionale sulla Calabria.
Seguiranno giorni di dolore e di polemiche sulla prevedibilità dell'evento, sull'assenza di misure di sicurezza in un luogo tanto affascinante quanto pericoloso. La procura di Castrovillari indaga 7 persone, tra amministratori, funzionari pubblici e guide. Dal 20 agosto al 4 ottobre corrono 45 giorni. Stefania Signore è una giovanissima mamma e sera, piove a dirotto. Appena uscita dal lavoro raggiunge i suoceri a Coringa per prendere i suoi bambini, Christian di 7 anni e Nicolo di 2, così per riportarli a casa a Gizzeria. Perde il controllo della sua Alfamito lungo la provinciale che attraversa San Pietro Lametino. Finisce in balia dell'acqua che trasforma quell'arteria in un fiume. Presa dal panico, scende dall'auto ma viene travolta assieme ai suoi bambini. I corpi di Stefania e di Christian verranno ritrovati all'alba del mattino successivo ad 1,5 km dall'auto. Quello del piccolo Nicolò, una settimana dopo, sotto un metro di limo e di terra, dopo giorni di incessanti ricerche che hanno visto protagonisti centinaia di volontari da tutta la Calabria. Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre successivi si consuma un'altra strage. Avviene in località Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. Nel cuore della notte, Massimo Marrelli, patron di uno dei gruppi imprenditoriali più importanti della Calabria, lavora con 7 operai agli scavi di una condotta fognaria nella sua proprietà. Piove e notte, ma Marrelli insiste nel continuare i lavori. Uno scavo cede e Marrelli, assieme a 3 operai, Mario Cristoforo, Santo Bruno e Luigi Ennio Colacino, viene seppellito. Muoiono tutti per asfissia, una strage che ne richiama un'altra, quella del precedente 5 aprile. Lungomare di Crotone, anche qui un cantiere. Muoiono 2 operai schiacciati da un muro, Giuseppe Greco e Dragus Petru Kiriak. Dopo un mese di agonia spira anche un terzo lavoratore, Mario De Meco. Lacrime e ancora lacrime sul 2018. E abbiamo pensato di chiudere questa serie di schede, questo racconto degli avvenimenti del 2018 con questo servizio della collega Tiziana Bagnato sugli eventi piacevoli, i lieti eventi per così dire. Vediamoli insieme. È stato un anno che non potrà mai dimenticare, il 2018, per Orlando Fratto, il 36enne soveratese condannato a morte da una diagnosi di sarcoma alla vescica e a retto non operabile e che invece, grazie ad una macchina della solidarietà e della generosità messa in moto in poco tempo con determinazione dalla gente di Soverato, è potuto andare a New York, dove è stato operato al Columbia University Medical Center dal dottor Kato Tomoaki, unico al mondo ad effettuare interventi su casi estremi di sarcoma con una tecnica all'avanguardia. Mi ha segnato, sì, segna, io penso però a livello positivo, perché ho avuto insomma il calore di tutto il comprensorio, non solo di Soverato, e non mi sono mai sentito da solo. Penso che per una persona che abbia questo tipo di malattia sia una cosa molto importante. Mio figlio è nato di nuovo e per tutti quanti voi che stiamo qua, grazie nel profondo dell'anima. Sono contenta che è andato bene l'intervento, quello sì, mo andiamo avanti giorno per giorno, minuto per minuto. L'ASP di Catanzaro ha anticipato il 70% dei costi, il paese ha raccolto oltre 70.000 euro e così quella cifra stratosferica necessaria per viaggio e degenza, oltre 500.000 dollari, si è ridimensionata e Orlando si è giocato la sua carta, quella per la vita, riuscendo a vincere la partita. Quello che voglio dire alla gente che ha questo tipo di malattia è di non lasciarsi andare, perché la mente comanda il tutto. Se ci possono aiutare tutti quanti, noi li ringraziamo con tutto il cuore, io, mia moglie e i bambini tutti. Un'altra storia a lieto fine in questo 2018 flagellato da tragedie. Siamo a Vibo Valentia. Qui la CIA aveva raccolto l'appello di un giovane padre di famiglia, un barista, il cui figlio Pasquale Zaccaria è nato con una cardiopatia congenita. Troppi soldi necessari per coprire le spese di viaggio, visite e medicinali. Troppi per una famiglia in cui a lavorare solo il papà e in cui di bocche da sfamare ce ne sono tante. L'appello lanciato dal nostro network non cade nel vuoto. Scatta una raccolta fondi. Il desiderio di curare il piccolo, di consegnargli una vita serena e pulsante tra i vibonesi e i calabresi, e alla fine a vincere è la vita. Ringraziamo tutte le persone, questo qua non lo so cosa dico, perché
adesso che c'è lui qua con me, sono... Non lo so cosa ha fatto scattare tutta questa cosa nelle persone, però forse è stata la voglia di vivere di Pasquale, di tornare a casa assieme a noi, tutti assieme, che ha fatto questa cosa. È veramente bello, ringrazio tutti di cuore. Quelli tutti che hanno fatto, che hanno aiutato a noi, ringraziamo tutti, a tutti i calabresi e tutti i vipponesi. Un lieto evento ci porta a sperare, come hanno sperato questi genitori, a sperare noi che questo anno che arriva, il 2019, sia un pochettino migliore di quello che si sta per chiudere. Quindi grazie ai nostri telespettatori, se hanno avuto la bontà di seguirci fino a questo momento, e veramente buon anno.